Ciao a tutti amici, in questo video andremo a vedere come utilizzare l'ambiente Anaconda e gli strumenti messi a disposizione dalle librerie Python per fare delle assunzioni sui mercati finanziari e fare delle analisi per supportarci nella presa di decisioni. Quindi, nello specifico, andremo a vedere come andare a prelevare i dati, come andarli ad elaborare e come andarli a visualizzare. L'argomento cardine di questo video sarà la correlazione, ovvero come il movimento di un certo elemento va a influenzare anche altri elementi e vedere qual è, diciamo, la connessione bionivoca fra queste due oscillazioni. Per fare tutto ciò prenderemo in esame un caso attuale e reale e andremo a vedere come si sta muovendo il mercato delle criptovalute e andremo a vedere da quali contesti è influenzato e soprattutto quali contesti va a influenzare. Quindi non ci resta altro che metterci al lavoro al computer e vi mostro cosa ho fatto. Siamo pronti a lavorare, amici. Qui sullo schermo vedete il file che vi passerò e sarà quello su cui andremo a scrivere il codice e dal quale ricaveremo tutte le informazioni necessarie. Quindi vediamo adesso come aprirlo. Apriamo l'Anaconda Navigator. A questo punto abbiamo l'interfaccia che è perfettamente uguale fra tutti i sistemi operativi, quindi sia che abbiate Mac, Windows, non cambia assolutamente nulla. Prima di procedere, vi anticipo subito che noi lavoreremo col Jupyter Notebook. Andiamo su Environments. Il base dovrebbe essere quello di default, quindi clicchiamo qua e facciamo Open Terminal. Noi andremo a lavorare con uno strumento che non è direttamente configurato con Anaconda, quindi se digitate il comando conda list vedete tutti gli strumenti installati, tutte le varie librerie. A noi interesserà lavorare con questo qua per prelevare i dati, che si chiama Fix Yahoo Finance, di default non è installato. Quindi, in modo molto semplice, il modo per installare Fix Yahoo Finance non è nient'altro che il comando pip install fix Yahoo Finance. Date l'invio e lui va a installare tutti i file, tutti i requisiti per far girare questa libreria. Questo si può terminare, quindi torniamo home e lanciamo il Jupyter Notebook. In automatico va ad aprire il browser, infatti l'ambiente di sviluppo è gestito appunto tramite interfaccia web. Si apre il file system, a questo punto vado al path name per andare a ottenere il file. Quindi source code, finance one service, test Jupyter script. Benissimo, il file è aperto, ho cercato di commentarlo il più possibile così che possiate seguire il flusso. La prima parte non vado nient'altro a specificare le librerie da importare che ci permetteranno di accedere alle funzionalità di cui avremo bisogno ovviamente. Questa è quella a cui mi riferivo prima, questa è quella che se non avete eseguito il passaggio che vi ho mostrato poco fa vi darà errore. La caratteristica degli Jupyter Notebook è la possibilità di visualizzare direttamente i dati e l'organizzazione cella. Ogni cella naturalmente racchiude un blocco di codice, quindi appunto nella prima cella ho semplicemente raccolto tutte le librerie da utilizzare, quindi andiamo a eseguirla. Le celle si possono eseguire o cliccando qui sul tasto Run oppure usando lo shortcut Shift più invio. Quindi questa l'abbiamo eseguita. La cella download data invece si occupa appunto di andare a selezionare e scaricare i dati di cui abbiamo bisogno. Quindi questa è una parte che potete modificare anche voi. In questo caso ho definito come intervallo di tempo dal 2015, dal 1 gennaio fino al 9 maggio del 2019. Quindi si può tranquillamente modificare, ad esempio aggiorniamola fino al 10 maggio. Questa è un'istruzione che permetterà al Fix Yahoo Finance di andare in override su alcuni metodi. Questa è un'altra stringa che potete andare a modificare. Come vedete qui ho raccolto tutti i simboli che mi interessa andare a tracciare per la nostra analisi. Quindi abbiamo ad esempio la quotazione del Bitcoin rispetto ai dollari, l'Ethereum, il Ripple.
il Riot, che è l'azienda che in realtà mi interessava andare a tracciare, poi abbiamo lo Standard & Poor's, il Nasdaq, il Russell 2000, poi abbiamo un ETF sull'oro e anche la quotazione di Nvidia. Come ben sapete, le schede grafiche sono quelle che permettono di effettuare il mining in modo molto più efficiente, quindi la mia ipotesi è che naturalmente l'andamento del Bitcoin può andare a influenzare anche l'andamento delle azioni di Nvidia. Poi qui c'è naturalmente del codice che serve per andare a trasformare questa stringa in un array di elementi che poi lo passerò alla funzione per andare a scaricare i dati veri e propri. Come vedete, prenderà l'elenco dei simboli e poi l'intervallo temporale che noi stessi abbiamo definito. In più ho aggiunto anche la quotazione del cambio euro-dollaro. Se io vado a eseguire questo pezzo di codice, mi vado a scaricare tutti i dati che sono organizzati appunto in questo data frame e nello specifico vado a prendere gli ultimi 5 record, giusto per modificare che il download abbia avuto successo e per mostrarvelo. Poi facciamo la prima elaborazione su questa struttura dati. Non mi interessano al momento i vari dati sui volumi, sulle aperture, prendo solo i prezzi di chiusura. Quindi vado a prendermi il mio data frame e gli dico di andarmi a selezionare solo appunto i prezzi di chiusura. Dopodiché faccio una join con gli altri dati che ho scaricato, ovvero la valutazione euro-dollaro. Quindi il risultato è il seguente. Come vedete è una struttura dati molto più piccola rispetto a prima, a cui abbiamo aggiunto anche il cambio euro-dollaro. In questo caso, quando compare NaN, significa che la quotazione non era definita in quel periodo, o perché i mercati erano chiusi, come penso che fosse il 5, andiamo a vedere un po' che giorno era il 5, infatti era domenica. Logicamente questi sono anche servizi gratuiti, se ci affidassimo ad API a pagamento sicuramente avremmo anche un altro tipo di attendibilità del dato, comunque per quello che ci serve questo va sicuramente più che bene. Comunque in un secondo passaggio vado a prendermi il mio data frame e vado a rendere le colonne decisamente più leggibili, quindi semplicemente vado a rinominarle. Questo si fa appunto con il comando close.columns. Quindi lancio ancora questa cella e come vedete ho rinominato tutte le colonne. Un altro metodo che può essere sicuramente interessante per avere una panoramica generale è il metodo .describe. Questo metodo appunto ci permette di avere delle statistiche di base riassuntive, mentre la funzione che lancio subito dopo è la transpose, permette sostanzialmente di invertire le colonne con le righe e viceversa. Quindi lanciamolo. E quindi vediamo che ad esempio della quotazione del Bitcoin abbiamo 1591 valori, la media del suo valore è stato di 3181 dollari, una deviazione standard naturalmente elevatissima, poi abbiamo i percentili e abbiamo anche il valore massimo che ha assunto, che è stato di 19.300 dollari, e così per tutti gli altri indici che abbiamo preso in esame. Il metodo sicuramente più interessante di questo video è proprio il metodo .core, dove core sta per correlazioni. Se lo lanciamo sul nostro data frame, vediamo che il data frame viene modificato in una matrice e dove possiamo vedere per ciascun elemento quanto è correlato all'altro, dove 1 e meno 1 sono i valori massimi e quanto più è vicino agli estremi più vuol dire che questi indici sono correlati fra di loro. Naturalmente se uno rappresenta il massimo della correlazione, vuol dire che se un elemento, se un prezzo varia in un certo modo, rispettivamente anche l'altro varierà allo stesso modo. Naturalmente è un caso ideale ed impossibile, infatti vedete che
in questa matrice gli uni vengono rappresentati solo sulla diagonale, mentre per il resto ci si può solamente avvicinare a questo valore. Quando invece il valore è meno 1, significa che il prezzo si muove in modo diametralmente opposto, quindi se un'azione cresce, l'altra che ha una correlazione di meno 1 invece andrà a calare appunto in modo speculare. Quando invece questo coefficiente di correlazione si avvicina a 0, significa che assolutamente non c'è alcuna correlazione fra gli andamenti di questi valori. Ad esempio possiamo vedere che l'azienda Riot è molto poco correlata rispetto al Russell 2000 o al Nasdaq, ad esempio. Mentre un'altra cosa molto interessante è che è correlata in modo molto elevato rispetto al prezzo del Bitcoin e dell'Ethereum. Ed è proprio su questo che ho fatto le mie valutazioni. Anche Nvidia è correlata in modo abbastanza elevato al prezzo del Bitcoin, e naturalmente anche l'Ethereum ha un valore che segue molto l'andamento del Bitcoin. Quindi, data questa matrice, cosa ho voluto calcolare? Mi sono detto quali sono gli indici che il Bitcoin e la sua crescita o la sua decrescita può andare direttamente a influenzare con un altro grado di correlazione, e andiamo a scoprirlo. Quindi ho appunto detto dammi tutti gli indici la cui correlazione col Bitcoin è maggiore a 0.8. Quindi andiamo a inserirlo e come vedete compare il Bitcoin, l'Ethereum, Nvidia, Riot, Ripple e anche lo Standard & Poor's 500. Allo stesso modo, se noi vogliamo andare a visualizzare la correlazione graficamente, lanciamo il comando di scatter matrix, dove gli passiamo la nostra matrice. Qui andiamo a definire sostanzialmente la trasparenza, andiamo a definire la dimensione dello scatter matrix, qui viene definito il colore e qui l'istogramma che andremo a vedere adesso. Quindi lanciamo. Quindi da questo scatter matrix plot è possibile vedere graficamente come variano tutti i campioni che abbiamo a disposizione di un titolo rispetto ai campioni di un altro titolo. Questa è una matrice che comprende tanti indici, ma adesso ne andremo a vedere una in cui sarà più facile fare delle analisi e andare a vedere le correlazioni. Infatti adesso andiamo a creare una matrice decisamente più piccola che ci permetta di andare a spiegare meglio le varie correlazioni fra gli indici. Quindi prendiamo sempre la nostra matrice close e andiamo a selezionare solo le colonne Bitcoin, Ethereum, Riot, Ripple e Nvidia. Quindi lanciamo sempre la stessa funzione per ottenere la scatter matrix. Eccola qui, decisamente più piccola e ci permette di fare qualche analisi in modo un po' più semplice. Andiamo a ridurre lo zoom così che sia più facilmente osservabile. Qui naturalmente vediamo sulla diagonale vediamo le distribuzioni dei campioni che abbiamo a disposizione. Vedete che Nvidia ha avuto un andamento comunque più regolare per quanto riguarda il suo prezzo, mentre tutte le criptovalute invece abbiamo una tendenza a un valore basso, mentre comunque i valori massimi sono stati raggiunti decisamente poche volte, come ben sappiamo. Comunque, quello che è interessante è appunto andare a vedere le correlazioni. Vedete che ad esempio se andiamo a confrontare il prezzo di Ethereum con il prezzo di Bitcoin, questo segue praticamente un andamento lineare. Questo significa che i prezzi sono altamente correlati. Anche se andiamo a confrontare il prezzo, l'andamento di Bitcoin rispetto al prezzo di Nvidia, vedete? In questo caso sembra che disegni quasi una curva esponenziale verso l'alto. Allo stesso modo, che è quello che mi interessava osservare per andare a investire indirettamente in Bitcoin e andare a seguire l'andamento di Riot. Quindi vediamo che anche qui disegna quasi una curva parabolica.
rispetto al prezzo del Bitcoin. Vedete che ad esempio quando il Bitcoin è a un valore intorno ai 10.000, Riot assume, diciamo, mediamente un valore fra i 7,5-20 dollari. Stesso modo per Ethereum o Ripple, o comunque poi è correlata in modo indiretto anche Nvidia. Quindi, diciamo, il mio scopo era trovare un mezzo indiretto per investire nelle criptovalute, quindi lo faccio tramite Riot e Nvidia. Naturalmente questo non è un consiglio finanziario, è solo per darvi uno spunto di riflessione. E poi, constatato di aver riscontrato questa correlazione tra i prezzi, ad esempio, del Bitcoin e il prezzo di Riot e Nvidia, qual è la stima del prezzo che posso aspettarmi che venga raggiunto da Riot o da Nvidia? Per farlo inseriamo un intervallo di valore del prezzo del Bitcoin. Quindi nel nostro insieme di dati andrò a prendermi tutte le righe del prezzo del Bitcoin che sono comprese tra un valore di 6.400 e 7.000 dollari e poi lancio la funzione di describe che abbiamo visto poco fa. E come potete vedere, il prezzo medio, pur con una deviazione standard molto alta, ma il prezzo medio di Riot è di circa 5 dollari, mentre il prezzo medio di Nvidia è di ben 246 dollari, con una deviazione standard molto bassa, tra l'altro, rispetto al prezzo. E quindi se torniamo adesso su TradingView, vediamo che il prezzo di Riot è di solo 4 e poco più dollari. E se vogliamo vedere sul grafico quello che abbiamo detto proprio poco fa, andiamo a mettere la compare e ci aggiungiamo il Bitcoin. E vedete anche qui, quando Riot è arrivato comunque a circa 36 dollari, come ha seguito sempre l'andamento del Bitcoin. Quindi per concludere, la mia aspettativa è che con questo valore attuale del Bitcoin Riot arrivi a un valore intorno ai 5 dollari e poi non venderò fino a quando il Bitcoin avrà questa tendenza rialzista, proprio perché i due valori sono direttamente influenzati. Sicuramente Riot è un'azienda con dei bilanci non molto stabili ed è un'azione altamente speculativa, mentre per quanto riguarda Nvidia ha tutto un altro mercato, è un'azienda con una capitalizzazione molto differente, quindi sicuramente lo considero un investimento molto più sicuro rispetto a Riot, che tuttavia può portare, essendo un rischio comunque molto più elevato, può portare guadagni di tutt'altra importanza rispetto a Nvidia per il momento e nel breve termine soprattutto. Comunque, tornando al nostro grafico, anche se non avete la completa conoscenza di Python come linguaggio e Pandas come strumento per andare a manipolare i dati, potete semplicemente andare a lavorare su questa stringa e andando a cambiare i valori per andarvi a scaricare i vostri dati, oppure se volete tenere la mia analisi basta cambiare questi filtri. Andiamo ad esempio a mettere dei valori per assurdo, mettiamo tra 8.000 e 12.000 dollari il prezzo del Bitcoin, quindi va a cambiare in modo radicale l'analisi che abbiamo fatto poco fa. Se infatti il Bitcoin avesse dei valori compresi fra 8.000 e 12.000 dollari, Riot potrebbe arrivare a valere anche 11 dollari per azione, quindi vorrebbe dire un 300% quasi rispetto al valore attuale. Bene, siamo in conclusione del video, vi lascio in descrizione del filmato tutte le informazioni che vi possono essere utili, ovvero come andare a configurare l'ambiente Anaconda se non l'avete mai fatto, e vi lascio a disposizione i sorgenti così che possiate fare anche voi gli esperimenti sui dati che più vi interessano. Fatemi sapere se avete delle curiosità, se volete vedere approfonditi altri contesti, vedere altri esempi tramite la scrittura di codice. Lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!